Professor Grattarola, assessore alla sanità, parliamo di maculopatie. Ecco, nella nostra Liguria è un fenomeno diffuso? È un fenomeno diffuso perché la nostra è una regione, è la regione più anziana d'Italia, e siccome l'incidenza di queste malattie raggiunge il suo massimo dopo i 65 anni, è evidente che anche la nostra regione paga questo prezzo. È importante l'iniziativa di stamattina perché la tappa genovese, la tappa ligure è quindi d'obbligo proprio per le ragioni che dicevo in premessa, e perché se vogliamo che la silver economy di cui si parlava nei giorni scorsi, cioè rendere gli anziani efficienti ed efficaci anche quando sono fuori dal mondo del lavoro, lo si fa se questi sono in buona salute. Certamente la prevenzione di malattie importanti come la maculopatia è uno dei passaggi fondamentali. Ecco, senta, appunto, se uno è segnato da questa diagnosi, cosa deve fare in Liguria? Deve sostanzialmente farsi visitare dall'oculista e quindi poi l'oculista riesce a, diciamo, a prenderlo in carico e a garantire quindi tutta una serie di indagini e di trattamenti che sono presenti su tutto il territorio. Professor Niccolò, di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo oggi di maculopatie, di prevenzione delle maculopatie, di diagnosi precoce delle maculopatie, e il punto di vista è molto importante perché si intende tutte quelle persone che ancora vedono bene ma che potrebbero avere una qualsiasi forma di iniziale degenerazione della parte centrale della retina, che noi oculisti chiamiamo macula, che è il centro della retina. E quindi è chiaro che una, diciamo, campagna di sensibilizzazione che inauguriamo oggi ha un valore importante sociale, perché è mirata a individuare queste persone che portano con sé un inizio di una malattia della retina ma ancora non lo sanno. Non lo sanno, quindi i sintomi non esistono? I sintomi nelle forme iniziali sono veramente scarsi. Ci sono i sintomi nelle forme un po' più avanzate, sudative, che sono quelle che noi vogliamo, sulle quali vogliamo intervenire precocemente. E il sintomo caratteristico è la distorsione delle immagini. Cioè, ecco, se io ho un reticolo fatto da righe verticali e da righe orizzontali, quando c'è un inizio di maculopatia essudativa, queste righe si vedono storte, deformate, ondulate, e questo è un sintomo importante. Ecco, cosa si può fare? Allora, una volta la diagnosi individuata e fatta una diagnosi, se c'è una forma di maculopatia iniziale, quello che bisogna fare è osservare il paziente, magari con dei controlli un po' più ravvicinati, spiegare quali possono essere i sintomi premonitori di una progressione. Poi è chiaro che una volta che si instaura il problema e si, verosimilmente, la nostra speranza è lo si diagnostica precocemente, e allora si devono sottoporre questi pazienti a una serie di iniezioni di farmaci all'interno dell'occhio, con quelle che comunemente chiamiamo iniezioni intravitreali. E si può parlare di cura? È una cura che è tanto più efficace, non solo in termini anatomici, ma anche in termini funzionali e visivi, quanto più precocemente si interviene, ovviamente. Senta, è un fenomeno diffuso che si va diffondendo, sull'età, sulle donne, sugli uomini? Molto, un fenomeno molto diffuso che diciamo coinvolge due grosse categorie di persone. Da un lato le persone dai 60-65 anni in su, e qui siamo nell'ambito della degenerazione maculare legata all'età. E poi abbiamo tutta la fascia di popolazione con diabete, che possono avere le complicanze a lungo termine del diabete a livello oculare, con la retinopatia diabetica, che si può concentrare in particolare sulla macula, configurando il quadro di edema maculare diabetico. Il Comune di Genova, in particolare le mie politiche, il mio assessorato, che è quello alle politiche sociali, hanno seguito tutte le campagne, devo dire, a livello sanitario, anche con l'istituzione voluta dal sindaco della figura dell'Health City Manager, che oggi per noi in comune è rappresentata dal dottor Luciano Grasso, proprio per l'attenzione che il comune e le politiche sociali devono avere per il benessere delle persone, che nasce
nasce particolarmente, e in questo caso della maculopatia, anche dalla prevenzione. La prevenzione aiuta a evitare l'esclusione, quindi crea inclusione, temi cari alle politiche sociali del Comune di Genova. Quindi il nostro lavoro e il lavoro che è stato fatto, devo dire, anche dall'ex vice sindaco, il dottor Massimo Nicolò, è quello di fare degli screening e di divulgare la necessità degli screening preventivi. Per esempio, da noi è stato fatto per tutti i dipendenti del Comune di Genova, che sono 5.000, e quindi per arrivare anche alle famiglie, moltiplicando questa conoscenza anche di una malattia che può portare davvero a una esclusione da una vita normale, regolare, e quindi al benessere. Ecco, Luciano Grasso, che nel mondo della sanità è maestro, diciamo così, il benessere dei cittadini è molto importante. Noi oggi parliamo di maculopatia, ma insomma le malattie sono tante, il cittadino vuole stare bene. E che si fa? Ma io credo che il sindaco abbia avuto una grande intuizione, quella di voler mettere insieme un assessorato forte come quello dei servizi sociali, una nuova struttura che si occupa di benessere, ambiente, stili di vita, città verde, inclusione sociale. Beh, credo che se vogliamo parlare di modello Genova, questo Genova lo stia interpretando veramente nel modo migliore. Cercare di capire quelle che sono le determinanti della salute in modo tale che le nuove generazioni possono veramente seguire delle nuove strade. Probabilmente quando si parla di ambiente, si parla di salute e di prevenzione, si è sempre poi presi dal quotidiano e si rimanda sempre. Non è più il momento di fare così. Credo che Genova abbia creato una task force, stiamo lavorando benissimo con l'assessore Rosso, stiamo facendo un sacco di grandi progettualità, e devo dire che anche altre città d'Italia stanno guardando quello che noi stiamo facendo, e spesso con Lorenzo andiamo in giro per l'Italia a raccontare questa nostra esperienza. Siamo veramente molto soddisfatti. Il dottor Massimo Ligustro è presidente del Comitato Macula. Dottor Ligustro, senta, leggo che oggi il livello di informazione e conoscenza delle maculopatie è ancora molto carente, nonostante la elevata diffusione della patologia. È così? Sì, è così. È così per tutta una serie di situazioni che derivano dal primo dal fatto che la malattia non da decenni, sino al punto in cui non è in una forma grave. Secondo, se ne parla molto poco, e la persona che vive normalmente la sua vita, la persona della strada, l'autista, il professionista, l'avvocato, confonde la salute dell'occhio con la qualità della visione. E questo errore si traduce nel fatto che, per sapere se sto bene o male, molte persone, con tutto il rispetto e zero polemiche, anche per una situazione economica, per una situazione di difficoltà oraria, è domenica, il povero signore che fa l'autista da Amazon magari è l'unico giorno che ha, quindi è in giro per la Fiumara o per qualunque altra realtà commerciale, vede un ottico, entra e si fa un controllo della vista. Bene, si chiama controllo della vista, non si chiama visita oculistica. Esatto. E purtroppo uscire da lì vedendo 9-10 decimi non vuol dire che la retina stia bene. Ecco, questo è il problema col quale si fanno i conti tutti i giorni. Ed è per questo che noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di spiegare queste cose, di diffonderle. Perdonate, l'aspetto sociale non va mai dimenticato, specie in questi tempi. E ogni campagna di screening è infatti gratuita, perché io non voglio, e per me è inaccettabile, che un signore che non possa spendere nemmeno i soldi del ticket rifiuti la sua cura. Il professor Carlo Enrico Traverso è direttore della clinica oculistica universitaria del nostro ospedale di San Martino. Ecco, qual è la situazione in generale su questa malattia? Dunque, si chiama malattia? Sì, certamente si tratta di malattie degenerative vascolari della retina. La degenerazione maculare colpisce maggiormente le persone nella, diciamo, terza, quarta o quinta età, che dir si voglia,
e quindi in una regione come la Liguria è più frequente rispetto ad altre regioni che hanno un'età media della popolazione inferiore. E la maculopatia diabetica è in aumento semplicemente perché è in aumento non solo in Liguria ma in tutto il mondo il numero delle persone affette da diabete. Per entrambe queste patologie, che possono causare, se non colte molto precocemente, danni gravi e irreversibili nella visione e quindi nella qualità di vita delle persone, sono possibili oggi trattamenti in grado di bloccare questa malattia, queste malattie, e quindi è molto importante che da una parte ci sia la possibilità per i pazienti di essere visti e di essere sottoposti a una diagnosi precoce, dall'altra è importantissimo che il sistema sanitario possa prendere in carico questi pazienti affinché vengano gestiti nel migliore dei modi. Ecco, senta, intanto nella nostra Liguria è un fenomeno diffuso. Certo, però fortunatamente il sistema sanitario ligure non è buono, è secondo me eccellente, perché tutte le ASL dispongono delle strutture oftalmologiche adeguate per trattare questo tipo di patologie e per fare le diagnosi e le stadiazioni appropriate. La professoressa Asia Andrago è presidente di Retina Italia ODV, che mi dice... è una sigla che si riferisce al volontariato, l'organizzazione di volontariato nei confronti di questa in particolare tutte le malattie della retina. Ecco, voi cosa fate da questo punto di vista? Perché voi insomma vi affiancate agli aspetti medici. Certo, abbiamo un comitato scientifico molto molto molto, molto grande, con persone, con tutti i professori nazionali di alto livello. Ci occupiamo di ricerca scientifica, promuoviamo la ricerca, la sosteniamo quando possiamo. Certo. E diamo informazione ai nostri pazienti su tutto quello che è, sia sulle patologie ma anche sui diritti e sulle, quindi siamo un po' di sostegno. Ecco, ma per quanto riguarda la maculopatia, voi come vi muovete? Noi cerchiamo di dare sensibilizzare, no? Le persone. In particolare sensibilizzare, perché non abbiamo la struttura interna che lo possa fare, screening eccetera, perché ci affidiamo ai nostri centri di riferimento. Facciamo degli incontri, un convegno tutti gli anni, in modo di arrivare alle persone sia in streaming, in modo di farlo anche sulle le nuove piattaforme digitali, in modo che tutti possano partecipare e seguire quelle che sono le novità della ricerca scientifica e anche su tutto ciò che riguarda. Ecco, la sua sensazione è che c'è sensibilizzazione nelle persone, sanno cosa devono fare? Secondo me non tutto. Infatti dicevo anche prima che è uno delle nostre forse lavori che dobbiamo fare in maniera un pochino più strutturata, è quello di informare sulla gravità di questa patologia, perché non tutti hanno capito che la maculopatia è una malattia molto grave, di un impatto psicologico molto importante. E poi non ha sintomi? Dato che non la conoscono, molti sintomi non vengono sottovalutati e non vengono presi in considerazione. Quindi voi operate a livello nazionale? A livello nazionale, sì, abbiamo i centri in quasi tutte le regioni d'Italia. E la vostra sensazione è che ci sia un miglioramento anche nella sensibilità delle persone? Incominciano ad avere più consapevolezza. Secondo me ancora si vede il problema della vista come risolvibile con gli occhiali. Con gli occhiali. Che non è proprio quello, non è il massimo, quindi dobbiamo lavorare molto di più.